Buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati. Eccoci nuovamente qui. Nuovo video, nuovo tutorial. Oggi andremo a realizzare un ciondolo duple fast. Finalmente l'ho detto giusto, mi sarò impapinata 800.000 volte. Fatto con diversi passaggi, fatto con diversi materiali. Partiamo dal fimo, poi utilizzeremo dei fogli di metallo e poi andremo a usare anche i colori con l'alcol e anche la resina. Quindi non mi resta altro che lasciarvi al tutorial, ma come sempre dubbi, domande, richieste, qualsiasi cosa potete scrivere qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi è piaciuto mi raccomando tanti pollicini all'insù e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non perderete nessuna news. Io vi lascio, ciao e alla prossima! Ciao, inizio subito con l'elenco del materiale. Ci servirà del fimo nero, io in questo caso utilizzo questo con il numero 9. Poi ci serviranno degli stampini, io utilizzerò questi a forma di cerchio, questo al diametro da 5 cm e questo alla metà, 2,5 cm. Poi serviranno dei fogli in metallo, io uso il colore silver. Poi utilizzerò della resina UV con la relativa torcetta, dei colori ad alcol, uso il colore lilla e il colore magenta, poi ci servirà un rullo e i famosi soliti ferri del mestiere, in questo caso qui appunto il taglierino e poi ovviamente se serviranno delle pinzette eccetera eccetera. Iniziamo con il lavorare il nostro fimo per renderlo morbido e poi con il rullo andremo a stenderlo. Nel frattempo ho preso anche due pezzettini di carta forno così sarà più facile lavorare e appiattire il fimo senza che si attacchi alla base. E adesso vediamo, va benissimo e vado quindi a schiacciare e dare la forma tonda, la prima forma tonda. Schiaccio bene e adesso andiamo a togliere il fimo in eccesso. Con l'aiuto di uno spillo, di uno stuzzicadente, insomma, cerco di pulire bene tutto intorno. Ed ecco fatto. Adesso andiamo a dargli la seconda forma. Ok, e via, anche qui schiacciamo bene, giriamo bene e mi è venuto via praticamente, quindi abbiamo tagliato perfettamente bene il tutto. Prendiamo adesso il nostro foglio di metallo, mi raccomando state attenti perché proprio sono dei foglietti molto molto delicati, molto molto sottili. Non serve che sia un lavoro preciso proprio perché andremo a dargli un effetto molto molto particolare, quindi tranquilli che in questo caso qui può essere messo diciamo a caso. Io adesso passo sopra con il dito in modo tale che dove il foglietto è praticamente doppio possa tranquillamente venire via. Mi piace inoltre, vedete, ci sono dei punti dove io non ho coperto del tutto, ma questo qui è proprio una cosa voluta. Ecco fatto. E adesso con il rullo faccio così, guardate, metto sopra di nuovo e schiaccio pochino, non troppo, schiaccio un pochino, così andiamo a, adesso vedrete che effetto verrà fuori, gli do proprio una piccola pressione ed ecco qua, guardate che si è tutto praticamente andato a come a crepare. Vedete? In questo caso qui si vedono proprio delle piccole crepe. Se volete dargli un effetto ancora più, insomma, forte, basta schiacciare un pochino di più passando il rullo di nuovo. Vi faccio vedere. Mi raccomando, non schiacciate troppo perché sennò, insomma, si perde poi la forma che avevamo dato inizialmente. Perfetto, vedete?
in questa maniera qui. Adesso lo andiamo a mettere a cucinare in forno per 25-30 minuti a 110 gradi. Eccoci qua, il nostro ciondolo si è cucinato, in più si è anche indurito e si è raffreddato. Adesso avete due scelte da fare: potete lasciarlo così, però mi raccomando, se volete lasciarlo così perché vi piace questa tecnica in questa maniera, vedete, è molto veramente molto bella secondo me, potete insomma lasciare appunto tutto così, però mi raccomando mettete sopra del fimo liquido, così andate a riparare il foglietto e non si stacca e non si rovina. Ovviamente quindi fimo liquido, poi andate a cucinarlo e poi insomma potete mettergli magari appunto un filo, quello che volete, e insomma siete a posto. In questo caso invece io voglio usare questi colori, che sono appunto dei colori degli inchiostri ad alcol, e voglio farvi vedere, secondo me diventano bellissimi da usare, questo, se mai riuscirò ad aprirli. Ecco qui, ho il colore viola, il lilla, e questo magenta qui che per me è un fucsia, l'ho usato più volte e devo dire che dà dei colori bellissimi. Allora, io faccio così, tengo sempre il foglietto qui di carta forno sotto, così insomma ripariamo il tutto, e poi metto una goccia, così, un'altra goccia quassù, un'altra goccia qui e un'altra goccia qui. Insomma, potete sbizzarrirvi, io non lo metto troppo. Ok, adesso con l'aiuto di uno stuzzicadente vado a fare questo. Essendo colori ad alcol, insomma, si asciugheranno molto velocemente. Se per caso vi rendete conto che è stato messo troppo colore, basta anche un pochino di carta, potete fare così che lo va ad assorbire, vedete, in questa maniera, e siete insomma tranquilli. Io aspetto un attimino che si asciughi il tutto, perché veramente è l'alcol, quindi ci mette veramente poco. Ecco fatto, si è asciugato l'inchiostro e adesso andiamo a utilizzare la resina UV, che io uso questa trasparente. Allora, praticamente la verserò tutto intorno sopra, insomma, la nostra creazione. Mettetela nella parte, diciamo, centrale, e poi con l'aiuto dello stuzzicadente lo spalmeremo in tutto, insomma, il resto della creazione. Mi raccomando, quando dovete spalmarlo, mettete dalla parte centrale e andate verso l'esterno. E soprattutto state sempre anche un po' attenti a non creare delle bollicine, che poi sono molto noiose, diciamoci la verità, da togliere. Oddio, ho dimenticato di mettere i guanti. Mi vado subito a mettere. Ecco che mi sono messa i guanti. Mi raccomando, metteteli, non fate come me, metteteli da subito. Di solito li metto sempre, ma in questo caso qui ero veramente concentratissima per il video, quindi ovviamente mi sono dimenticata. Ok, l'ho messa ovunque e adesso prendiamo, facciamo la magia, prendo questo e andiamo a per 2 minuti a cucinare. Ok, asciugato e asciugato, guardate che spettacolo. Io avevo messo dei pezzettini anche qua dietro, quindi la stessa cosa la faccio anche di qua.
Ed ecco fatto. Abbiamo asciugato anche questa parte qui. Allora, adesso una volta che si è asciugato il tutto e si è bello indurito, se vediamo che c'è qualche imperfezione, andiamo di lima. Io uso questa qua, proprio quella per le unghie. Vado un pochino a... a lavorare il tutto. Ecco fatto. Adesso riprendo il nostro vediamo se qua ancora qua ancora ottimo, guardate, neanche ve l'ho fatto apposta. Vado a mettere giusto un goccino qui, ok, prima di fare disastri. Prendo con il dito questo, lo vado a mettere qua dove abbiamo passato la lima, vedete. E tornerà super super lucido per altri 2 minuti, mi raccomando. Ed ecco fatto, guardate com'è tornato super luccicante, come se non avessimo passato la lima prima. Ecco fatto, quindi adesso che la nostra creazione è praticamente pronta, asciugata, si è asciugata, prendo un filo, in questo caso utilizzo questo piccolo filo cerato nero, secondo me si sposa molto bene insomma con la nostra creazione, e andiamo a, quindi qui potete fare in tanti modi, potete sbizzarrirvi veramente, potete mettere e chiudere così il tutto, una cosa molto semplice, ok, in questa maniera qui, e qui potete insomma lasciarlo così, oppure fare anche qui un nodino, oppure come piace a me, facciamo in questa maniera, vi faccio vedere, ma proprio sempre cose molto semplici. Vado a metto dentro così, ok, faccio un giro per dentro e faccio un altro giro per dentro con tutti e due, in modo tale, sì, con tutti e due i fili, vedete, così faccio un nodo. Proprio sopra, ok, in questa maniera qui, aspettate che si è spostato il tutto, lo cerco di fare nel modo più centrale possibile, di qua e di qua, vedete, ok, vado a fare quindi il nodo, poi li avvicino tutti. Facciamo il nodo lassù, ecco fatto, e poi appunto qui in fondo faccio un altro piccolo nodino, e quindi la nostra creazione è praticamente finita, e in questa maniera qui ce l'abbiamo in versione duple face. Insomma, spero che il tutorial vi sia piaciuto, spero che tutto sia chiaro, però come sempre dubbi, domande, richieste potete scrivere qui sotto, sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi è piaciuto mi raccomando tanti pollicini all'insù, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non perderete nessuna news. Io vi lascio, ciao e alla prossima!